ragazze e benvenute, io sono Giulia. E io Vanessa. Forse non lo sapete, ma Vanessa è una vera e propria maga del trucco. E oggi vi sveleremo un segreto segretissimo. Esatto, ve ne siete accorte, Giulia sembra super naturale e invece è perfettamente truccata. Tra l'altro questo trucco è anche uno dei miei preferiti perché, vedete, il trucco c'è ma non si vede. E questo trucco si chiama trucco nude. E poi è anche uno dei trucchi che utilizziamo sul set di Alex & Co, io e le altre ragazze, ovviamente non Linda. E questo trucco è facilissimo da fare, bastano pochissimi passaggi e l'effetto è molto naturale. Ok, direi che possiamo cominciare a spiegarlo. Dai, ragazze, cominciamo. Cominciamo applicando una crema colorante, perché è meglio di un fondotinta. Ha lo stesso effetto e lascia respirare la pelle. Prendo un pennello così, con le setole più morbide e ampie. Poi prendo un po' di cipria e la tamponiamo su tutto il viso. La cipria aiuta sia a fissare il trucco che anche a far sì che la pelle non si lucidi. E adesso passiamo all'ombretto, che è molto chiaro e perlato, e lo utilizzeremo per fare i punti luce. Lo applichiamo prima sotto l'arcata sopraccigliare per illuminare lo sguardo e poi anche nell'angolo interno dell'occhio. E lo stendo con un pennello piccolo e piatto per essere più precisa. Adesso prendiamo invece un ombretto più scuro e lo applico sempre con lo stesso pennello, rimuovo un po' l'eccesso e lo applichiamo sulla palpebra. E se invece dovesse cadere qualche residuo di ombretto sulla guancia? Cioè fare pasticci assurdi? Nessun problema, è normale. Prendiamo un pennello largo, come quello che abbiamo utilizzato prima per stendere la cipria, e facciamo così. Così viene via tutto l'ombretto. Adesso prendo un pennello da sfumatura con le setole più ampie e morbide e sfumo l'ombretto che ho già applicato. Soprattutto qui, nella piega dell'occhio, per avere un effetto molto sfumato e naturale. Facciamo dei piccoli movimenti circolari e adesso che abbiamo finito di sfumare prendiamo un altro ombretto, questa volta utilizzo un marrone un po' più scuro e lo applichiamo qui nella piega. È molto importante sfumare bene perché sennò l'effetto panda è assicurato. Però l'effetto panda è bellissimo, perché i panda sono bellissimi. I panda sono carini, però magari facciamo un trucco panda per carnevale, cosa dici? Ok! Prendo un pennello a penna, è molto più piccolino e molto più preciso ed è perfetto per andare tra le ciglia inferiori. Prendo l'ultimo marrone che abbiamo utilizzato sempre sopra e lo stendiamo proprio qui verso la fine. Adesso applichiamo il mascara e nel caso di Giulia ho scelto un mascara color marrone perché è molto più delicato del mascara nero e si sposa bene con i suoi lineamenti che sono dolcissimi. Lo applichiamo con dei piccoli movimenti a zig zag e avremo questo sguardo da cerpiatta. Ne metto un pochino anche sotto le ciglia inferiori. Ok, anche con il mascara abbiamo finito. Adesso passiamo al blush. Rimuoviamo un po' l'eccesso, e poi sorridi, e lo stendiamo proprio qui, sulle pomelle, così che incorniciamo il viso e lo illuminiamo. Manca l'ultimo passaggio, un gloss, e lo applichiamo sulle labbra. Adesso abbiamo quasi finito, ravviviamo un po' i capelli. E sei pronta? Ti piace? Tantissimo, è semplicissimo da fare, è naturale e in più risalta il colore dei miei occhi, è perfetto. Ragazze, spero che vi siate divertite anche voi insieme a noi. Fateci sapere che cosa ne pensate e vi aspettiamo con un nuovo e simpatico tutorial. Selfie? Vai, selfie. Ah, ciao ragazzi! Ciao!